Sì, allora, gli stock bonus per poco si differenziano rispetto ai top bonus tradizionali, in quanto il payoff, quindi la struttura del prodotto a scadenza, è esattamente identica. Se il sottostante è sopra il livello di barriera, allora viene rimborsato il capitale e più il bonus. Se invece il sottostante è al di sotto del livello barriera, ci sarà il pagamento sarà corrispondente alla performance del sottostante e quindi probabilmente ci sarà una perdita. E la differenza tra stock bonus e top bonus sta nell'importo nominale, quindi se per i top bonus il valore di emissione è 100 euro, per gli stock bonus invece corrisponde al valore dell'azione alla data di valutazione iniziale, quindi sono dei tagli sicuramente più piccoli e sono più confrontabili tra azione e certificato. Per quanto riguarda la gamma è composta da diciamo tre tipologie differenti di barriera, quindi 75, 70 e 60%, un po' per tutti i livelli di protezione che un investitore può desiderare, e in particolare ci sono dei rendimenti diversi, ovviamente, a seconda della volatilità del sottostante, a seconda della barriera, esiste una gamma piuttosto varia di rendimenti, quindi a partire da magari più contenuti, come ad esempio Saipem, che è già un po' a corso, che questa mattina era attorno al 7%, fino ad arrivare ai titoli magari con un po' più di volatilità, come ad esempio Intesa San Paolo con barriera al 75%, che ci permette di avere in 2 anni un rendimento del 28%, quasi 29%. Cioè, però naturalmente da indicare che la voce rendimento si intende nel caso in cui l'evento barriera non dovesse essere toccato, altrimenti naturalmente ci sarà una perdita corrispondente alla performance del sottostante.